Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Svapo Bros. Vi do il benvenuto un'altra volta all'angolo del sapore, ormai a tutti i nomi del mondo questa cosa. Vabbè, se avete qualche idea nei commenti scrivetemelo, perché effettivamente non sono molto fantasioso da questo punto di vista. Comunque, oggi andiamo a recensire un altro aroma e questo qua mi ha, diciamo, sorpreso, diciamo, deluso. Cioè, molto strano. La marca è la Vampire Vape, la famosa marca che ha fatto anche l'Heisenberg, è il Pinkman, però questa volta parliamo del Fantasy della Vampire Vape. Adesso, quando io ho visto questa aroma, cioè, cazzo, se voi guardate, adesso ve lo metto a schermo, l'immagine del Fantasy, dite, mamma mia, bello sto aroma, c'ha pure una bella copertina. Dice, chissà di cosa. Prendo sto aroma, mi faccio il liquido. Comunque, grazie a Smokin Messina per permetterci di fare queste recensioni con gli aromi nel negozio. Tra parentesi, vado ad odorare questa cosa, ho detto, ma questo qua è l'Heisenberg. Ho detto, ok, vabbè, se non è l'Heisenberg è il Pinkman. Adesso lo vado ad odorare per voi, eh. È esattamente quello che posso dire, è una versione più bilanciata dei cugini Pinkman e Heisenberg. Parliamo un attimo di come l'ho fatto questo liquido qua. È diluita all'8%, la Vampire Vape più la diluisco all'8 perché secondo me al 10 fa vomitare. Su una base Nick Master 80-20. E siccome è teoricamente di fabbrica, dovrebbe uscire come un fruttato, cioè frutti di bosco, forest fruits, con un tocco di menta alla fine, un forest breeze, ho detto vabbè, fruttato, shake and vape, e si prova. Infatti non è malissimo. Lo andiamo a provare su una Noisy Cricket V2 in PVM al 75%. Questa volta ho cambiato coil, non uso più le Nichrom, però ho una Caterpillar Track in acciaio 7 spire su puntata 3,5, che esce una 0,31 indicativamente, quindi più o meno la stessa coil, comunque stessa spinta. Andiamo a vedere come spinge questa coil. Scoppietta un po', però bella per lei. Drippiamo questo fantasy, questa fantasia. Prima svapata. Ragazzi, l'aroma all'aspirazione risulta molto molto fresco, il mentolo si sente assolutamente. In secondo piano invece il retrogusto si sente più o meno, se avete mai provato il Pinkman, quei frutti di bosco che rimangono leggermente sul palato e che danno un retrogusto che si può piacere o non può piacere, comunque io lo gradisco abbastanza. Quindi diciamo, questo aroma a me piace, solo che secondo me la Vampire Vape dovrebbe cercare di fare meno aromi simili tra di loro, perché già tra il Pinkman, l'Heisenberg e questo abbiamo tre aromi mentolati di frutti rossi e frutti di bosco, scusate. E come sappiamo la varietà è una cosa molto importante. Comunque, nonostante tutto, questo aroma secondo me si merita un bel voto 7. Voto 7 perché? Perché comunque un aroma che ragazzi lo fa dall'8%, ci fate 120 ml di liquido quando volete. Shakerate e potete svapare, è pronto. È un gusto molto probabilmente per le persone che iniziano a svapare e vorrebbero avere un gusto più aggressivo, più di qualcosa che non sia aggressivo quanto l'Heisenberg e il Pinkman, ma sia effettivamente aggressivo e ti permetta di staccare dal gusto effettivo della sigaretta e di un tabaccoso. Comunque, detto questo, abbiamo detto che il voto è 7. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Sarà un altro aroma della Vampire Vape, non vi anticipo niente. Ci vediamo e buono svapo a tutti.